Salve amici, bentornati in questo mio canale. Io sono Jaime Visconde e questo è il canale Scuola Vista di Arti Marziali. Come sicuramente già avete notato, abbiamo da poco raggiunto i 1000 iscritti, quindi vorrei ringraziare innanzitutto tutti i nostri amici che ci stanno seguendo in questo periodo, che hanno imparato a seguirci durante la pandemia e che piano piano sono cresciuti fino a raggiungere appunto questo piccolo grande traguardo. Io vi ringrazio di cuore per la vostra partecipazione, mi raccomando, come sempre, partecipate attivamente alla vita del canale, cerchiamo di costruire una piccola comunità di praticanti di arti marziali, di appassionati di arti marziali e magari, perché no, chiacchierare, parlare e scambiarci conoscenze riguardo le arti marziali. È una cosa molto importante è capire che la conoscenza non è da mantenere segreta, ma più che altro per condividerla. Questo canale nasce con lo scopo appunto di condividere quel poco che ho della conoscenza delle arti marziali cinesi, del Kung Fu, nello specifico del nostro stile. Come ormai è consuetudine qui sul canale, vorrei fare un video unboxing, in questo caso un breve unboxing riguardo i coltelli a farfalla. Queste armi sono armi in plastica dura, nello specifico è polipropiletilene, ve lo scrivo sotto. Insomma, queste armi sono in plastica rigida, sono molto belle, molto leggere, il peso grosso modo corrisponde a quello dei veri coltelli. L'ho acquistato perché soprattutto nella pratica delle arti marziali cinesi, quindi c'è un grande spazio allo studio delle armi. Quando ci si allena con le armi tradizionali, spesso le armi in metallo sono molto scadenti, soprattutto per quel che riguarda il settore arti marziali cinesi, quindi sono armi in latta, in leghe metalliche molto molto scadenti e le armi magari che riusciamo ad acquistare di un certo tipo, di un certo valore, di un certo pregio, sono anche molto più pregiate e quindi rischiano di rovinarsi con l'allenamento fisico. Le armi in legno hanno dalla parte loro, diciamo, la qualità di essere molto belle esteticamente, ma si rovinano subito, si scheggiano subito e il fatto che queste armi in legno si scheggino possono creare delle situazioni a rischio, delle situazioni di pericolo, soprattutto quando si lavora in coppia con gli altri compagni. Quindi è preferibile evitare, diciamo, a quel punto le armi in legno solamente per fare le forme, solamente per fare magari qualche esibizione, qualche fotografia, qualche set fotografico e via dicendo. Per quel che riguarda invece l'allenamento del combattimento prestabilito e anche del combattimento libero, preferisco utilizzare le armi in gomma rigida. Queste armi in gomma rigida non si rovinano, quindi non si scheggiano. Come vedete, sono armi molto molto resistenti, la plastica è molto resistente e quindi è possibile dare diversi colpi, diverse tecniche anche a una certa potenza e comunque l'arma resiste. Di questo tipo di arma ho già acquistato dei gladi che ho recensito qui sul canale tempo fa. Se volete vederle, vi lascio sempre il link sotto in descrizione. Come al solito, ho acquistato questi coltelli a farfalla su Amazon, vengono direttamente da un negozio in Germania. È stata una spedizione molto veloce e molto celere. Io ora vi lascio a qualche scena che ho registrato poco fa.
Vi rinnovo i miei saluti, vi rinnovo i miei ringraziamenti e mi raccomando, continuate a seguirci come avete fatto fino ad oggi. Io sono Emilio Visconde, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.